Beh, buonasera innanzitutto a tutti e tutte. Vi ringraziamo molto, io e gli altri membri di Filò, per essere presenti a questo nostro ultimo incontro che chiude questo ciclo di incontri che abbiamo voluto chiamare Camera con Vista. Questo è il quinto di una serie di cinque incontri più un extra, nel corso del quale abbiamo invitato vari filosofi, educatori ed esperti per, diciamo, aiutarci a leggere meglio insieme questo nostro tempo molto, molto particolare. Passerei ora a presentarvi i nostri ospiti, che sono, Roberta De Monticelli. Roberta De Monticelli è professore ordinario di filosofia della persona all'Università San Raffaele di Milano e attualmente è connessa da Parigi perché è anche fellow dell'Institut d'études avancées di Parigi. E Roberta De Monticelli ha insegnato filosofia moderna e contemporanea all'Università di Ginevra dall'89 al 2003. Ora dirige la rivista internazionale Phenomenology and Mind e il centro di ricerca Persona e ha all'attivo, oltre a vari articoli accademici su riviste nazionali e internazionali, anche vari libri. Fra i più recenti ci sono Sull'idea di rinnovamento, Al di qua del bene e del male, ricerche sull'esperienza dei valori, pubblicato con Einaudi nel 2015 e tradotto in inglese da Palgrave nel 2020, e Il dono dei vincoli per leggere Husserl, pubblicato da Garzanti nel 2018 e è in preparazione la traduzione in inglese per Springer. Abbiamo inoltre come ospite Guido De Monticelli, che si occuperà della lettura di alcuni brani selezionati dalla professoressa De Monticelli. Guido De Monticelli debutta come attore all'età di 18 anni al Piccolo Teatro di Milano e per circa un decennio lavora come regista e attore nella compagnia Il Gruppo della Rocca. E firma i suoi spettacoli di prosa in molti teatri e festival italiani ed è insegnante presso varie scuole, tra cui la Scuola Holden di Torino, l'Accademia dei Filodrammatici di Milano e l'Accademia Teatro alla Scala di Milano. Lascio ora la parola ai nostri ospiti. Il loro intervento di questa sera è intitolato Dove nasce il regno dei fini? Riflessioni sul trovare la propria via. Grazie, scusate, io intanto ringrazio tutti, mi sentite? E vi volevo solo dire una piccola cosa. Ho chiesto a Guido, che oltre ad essere attore, regista e mio fratello, di aiutarmi con un solo testo, per la verità, che sarebbe il testo, diciamo, che ora lui vi leggerà con la sua voce, insomma, perché è importante che in qualche modo ne vengano sottolineati tutti gli aspetti, diciamo, di senso, e che non c'è bisogno che io vi dica di chi è, ne vedremo forse dopo. Molti di voi lo riconosceranno perché è anche molto famoso. E praticamente, diciamo, la mia chiacchierata si svolgerà interamente come commento a questo testo. Naturalmente non è un commento da letterata, non è un commento, diciamo, da critico letterario, è un commento, diciamo così, filosofico, e quindi speriamo non sia troppo noioso e non uccida l'effetto del testo stesso. Ecco, allora io darei innanzitutto la parola a Guido. Buonasera, mi si sente? Vado? Sì. Allora faccio questa breve lettura. Davanti alla legge c'è un guardiano. A lui viene un uomo di campagna e chiede di entrare nella legge. Ma il guardiano dice che ora non gli può concedere di entrare. L'uomo riflette e chiede se almeno potrà entrare più tardi. Può darsi, risponde il guardiano, ma per ora no. Siccome la porta che conduce alla legge è aperta come sempre e il custode si fa da parte, l'uomo si china per dare un'occhiata dalla porta nell'interno. Quando se ne accorge, il guardiano si mette a ridere. Ma se ne hai tanta voglia, prova pure a entrare, nonostante la mia proibizione.
Bada però, io sono potente e sono soltanto l'infimo dei guardiani. Davanti a ogni sala sta un guardiano, uno più potente dell'altro. Già la vista del terzo non riesco a sopportarla nemmeno io. L'uomo di campagna non si aspettava tali difficoltà. La legge, pensa, dovrebbe pure essere accessibile a tutti e sempre. Ma a guardar bene il guardiano avvolto nel cappotto di pelliccia, il suo lungo naso a punta, la lunga barba tartara, nera e rada, decide di attendere piuttosto finché non abbia ottenuto il permesso di entrare. Il guardiano gli dà uno sgabello e lo fa sedere di fianco alla porta. Là rimane seduto per giorni e anni. Fa numerosi tentativi per passare e stanca il guardiano con le sue richieste. E il guardiano istituisce più volte brevi interrogatori, gli chiede notizie della sua patria e di molte altre cose, ma sono domande prive di interesse, come le fanno i gran signori. E alla fine gli ripete sempre che ancora non lo può fare entrare. L'uomo, che per il viaggio si è provveduto di molte cose, dà fondo a tutto, per quanto prezioso sia, tentando di corrompere il guardiano. Questi accetta ogni cosa, ma osserva: lo accetto soltanto perché tu non creda di aver trascurato qualcosa. Durante tutti quegli anni l'uomo osserva il guardiano quasi senza interruzione. Dimentica gli altri guardiani e solo il primo gli sembra l'unico ostacolo all'ingresso nella legge. Egli maledice il caso disgraziato nei primi anni ad alta voce, poi quando invecchia si limita a brontolare tra sé, rimbambisce, e siccome studiando per anni il guardiano conosce ormai anche le pulci del suo bavero di pelliccia, implora anche queste di aiutarlo a far cambiare opinione al guardiano. Infine, il lume degli occhi gli si indebolisce ed egli non sa se veramente fa più buio intorno a lui o se soltanto gli occhi lo ingannano. Ma ancora distingue nell'oscurità uno splendore che rompe, inestinguibile, dalla porta della legge. Ormai non vive più a lungo. Prima di morire, tutte le esperienze di quel tempo si condensano nella sua testa in una domanda che finora non ha rivolto al guardiano. Gli fa un cenno, poiché non può più erigere il corpo che si sta irrigidendo. Il guardiano è costretto a piegarsi profondamente verso di lui, perché la differenza di statura è mutata molto a sfavore dell'uomo di campagna. «Che cosa vuoi sapere ancora?» chiede il guardiano. «Sei insaziabile». L'uomo risponde: «Tutti tendono verso la legge. Come mai in tutti questi anni nessun altro ha chiesto di entrare?» Il guardiano si rende conto che l'uomo è giunto alla fine e, per farsi intendere ancora da quelle orecchie che stanno per diventare insensibili, grida: «Nessun altro poteva entrare qui perché questo ingresso era destinato soltanto a te. Ora vado a chiuderlo». Ecco, io credo, grazie Guido veramente, avevamo bisogno di dare un po' di corpo a questa lettura, credo, no? Io credo che quasi tutti voi l'avrete sicuramente riconosciuto, no? Questo è un testo molto celebre, fa parte, è un racconto nel romanzo, no? Perché è quasi uno dei punti culminanti, insomma, del famoso processo. E comunque è un racconto a sé stante che io vorrei prendere così com'è, senza dover poi allargarmi a Kafka. E anzi, di Kafka in fondo possiamo anche non parlare più. E io spero che in questa lettura, anche perché le abbiamo dato un pochino di corpo,
abbiate in qualche modo sottolineato per voi stessi i punti salienti, ce ne sono parecchi, no? In fondo quasi mi era venuta la tentazione di chiedere così a voi, a chi di voi ne avesse voglia, di esprimersi sui punti che lo avevano o la avevano particolarmente colpita, però mi sono resa conto che sarebbe molto dispersivo adesso e quindi ci torneremo casomai dopo e vi sentirò volentieri. Ma naturalmente ce ne sono molti. Allora, partendo dai più palmari, insomma, questa tensione che esplode alla fine, no? Fra l'atteggiamento del guardiano e la rivelazione finale, no? E che pone un immenso interrogativo, no? La prima cosa che possiamo chiederci è: ma allora il guardiano lo imbroglia questo signore? Già nel romanzo avviene che, come dire, sorge questa domanda, ma no, certamente dobbiamo trattenerci su questo, fare una sana epoché, eh? Perché le mie ospiti qui sono due cultrici di logica ed epistemologia e si vede bene che non c'è nessuna contraddizione fra ciò che il guardiano dice alla fine e ciò che il guardiano dice all'inizio. C'è tensione, indubbiamente, ma questa tensione non dipende tanto da quello che dice il guardiano, ma da tutto il resto. Allora guardiamo all'uomo, no? L'uomo di campagna. E anche qui c'è una tensione enorme fra l'aspirazione ad accedere alla legge. Alla fine dice: tutti gli uomini tendono alla legge. In un'altra traduzione c'era aspirano a, cioè comunque un desiderio. E però anche la passività. Quest'uomo che si ferma e passa la vita davanti ad aspettare di essere ammesso. E se ci pensate bene, a cosa fa attenzione l'uomo fino alla fine? Perché qualche cosa fa, ma cosa fa? In cosa consiste il suo agire? È un continuo tentare di interrogare il guardiano, di interagire col guardiano, sostanzialmente di chiedere al guardiano il permesso. Il guardiano alla fine dice: ma sei insaziabile. Però insaziabile in che senso? Perché uno potrebbe chiedersi: ma come mai la vera domanda viene solo alla fine? La vera domanda è: perché? 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 Perché sono io qua da solo? Perché nessun altro è passato? E allora la risposta, no? E quindi poi il contrasto fondamentale fra quel tutti, tutti aspirano alla legge, e la risposta: questa era destinata soltanto a te. Allora, su questi punti io vorrei intessere un po' una sorta di... Insomma, questo testo è così grandioso, così inesauribile, perché alla fine, insomma, c'è dietro tutta la memoria e così di una tradizione che non è soltanto culturale, teologica, giuridica, è anche e soprattutto filosofica. E non ha nessuna importanza che Kafka amasse o no la filosofia, non è questo il punto, no? È un grande scrittore, assorbe, diciamo, come background la profondità di tutto il pensiero umano e la sua grandezza è precisamente la sua capacità di farlo venire fuori in piccolissimi dettagli, no? E allora la prima domanda che credo, no, ci si possa porre è: ma la legge? Allora, in che senso la legge? Che cos'è questa legge che viene presentata così magnificamente, no? Con questa grande porta e con questa... Diciamo, c'è un salire comunque, perché si accenna ai guardiani che sono disposti in una gerarchia, c'è un salire verso un alto e c'è un guardiano che, diciamo, un custode. Quindi c'è in qualche modo, possiamo immaginarcela come una scala, come qualcosa che sale. E la legge cosa può essere? Ma naturalmente, pensando soprattutto al contesto kafkiano, la legge è la legge, diciamo così, di giustizia, ma vuol dire la legge penale? Ma non necessariamente, eh? La legge in qualche modo rappresenta la norma di giustizia, ma può essere anche la giustizia come istituzione, non necessariamente penale, come ciò che in qualche modo ordina una società ben ordinata, appunto, una polis, no? Può essere come
come quella di cui parla Platone, così come può essere molte cose ancora, può essere la giustizia nel senso della legge, la legge morale naturalmente, può essere anche questo. Ecco, è molto lato il concetto, non direi che è latissimo, nel senso che comunque fin dall'inizio, lo vediamo dal testo, si tratta di una legge che ha rapporto alla libertà, non una legge naturale. Qui dobbiamo subito, lo capiamo anche senza ricordarci, diciamo, il nostro canto o le nostre nozioni. Qui c'è un uomo che agisce, che aspira a, che vuole entrare in, che probabilmente ha qualche, come dire, si rivolge a una legge che giurisdice, che fa giurisdizione in qualche modo, altrimenti perché vorrebbe entrare, vorrebbe vedere, capire, parlare. È una legge che per definizione l'uomo può trasgredire o alla quale può obbedire, non come la legge di natura, che non è certamente, diciamo così, un vincolo alla nostra libertà, nel senso che non siamo in grado di trasgredirla. Le leggi fisiche valgono proprio per tutti, del tutto a prescindere dal nostro conformarvici, diciamo, volontariamente. E qual è allora il rapporto di questa legge, intesa in senso così lato ma non latissimo? Da un lato con il guardiano, c'è questa idea di una gerarchia, evidentemente anche di un potere su cui il guardiano molto insiste: io sono potente ma sono l'ultimo dei guardiani e via via ne troverai di sempre più potenti. E poi con l'uomo, perché c'è la porta destinata solo a lui. È un individuo ed è solo a lui che questa porta è destinata. Allora, la prima parte di questa conversazione è proprio sulla legge, La legge in quanto, diciamo così, legge di giustizia in qualche modo. Poi ci sarà un intermezzo in cui vi dirò perché mi è venuta in mente questa cosa, che sia questa chiacchierata io l'ho intitolata "Dove nasce il regno dei fini?". Che strana domanda, e perché mi è venuta in mente? E poi una conclusione che ritorna all'uomo davanti alla sua porta, all'uomo davanti alla legge. Allora, questa prima parte, sia pure rapida, beh, insomma, qui c'è una questione che riguarda la legge che è, diciamo così, in filosofia più che classica, diciamo che è la questione in relazione alla quale potremmo addirittura ricostruire tutta la filosofia. La questione, appunto, se vogliamo, da dove viene la legge? Da dove deriva la sua normatività, la sua obbligatorietà? Qual è la fonte, qual è l'origine di essa? E qui, a seconda di come rispondiamo, no, possiamo in fondo, diciamo, descrivere le possibili posizioni del pensiero umano. Viene da Dio, viene dalla natura, viene dalla società, viene dall'intimo dell'uomo, da dove viene, dove si fonda, dove si radica, da dove desume la sua obbligatorietà. Se vogliamo possiamo anche metterla così: il guardiano, il custode, non sembra essere l'origine della legge, se ne è soltanto il custode, eppure è colui che decide il destino rispetto alla legge dell'uomo di campagna, perché alla fine è con lui che l'uomo si intrattiene per tutto il tempo. Viene da lui la legge, oppure viene da quell'alto che la favola fa intravedere in qualche modo? Ma cosa vorrei? Allora, appunto, insomma, possiamo istituire una prima scena, no? Di grande disputa sulla legge come norma di giustizia. Anzi, due o tre prime scene, perché sono le scene, diciamo, d'origine della filosofia così come la intendiamo tutta intera, sono le scene socratiche, sono le grandi scene della disputa, che so io, di Socrate con Trasimaco, per esempio, sulla norma della giustizia, no? Con Trasimaco che dice a Socrate: ma cosa credi tu, ingenuo, di venirci a dire, no? Giustizia, bene sai che è la legge del più forte, la legge di chi domina, e che Socrate che risponde: questo è quello che è il vantaggio di chi domina, sicuramente, ma questo non è giusto, la giustizia non è questo, e non riesce tanto bene a argomentare, non riesce tanto bene, non è tanto vincitore di questa disputa, quando cerca di sostenere che
È meglio essere, diciamo, vittime che carnefici, è meglio subire ingiustizia che farne, eccetera, e così via, no? Sapete come funziona questa disputa. Pensate però anche a un'altra, forse ancora più, come dire, più generale, più profonda, che è quella che Socrate fa con Eutifrone, quando non si parla del santo, ma non ha importanza, possiamo parlare del bene, del giusto, e la questione, no, è ben noto, è che si pone, no? Ma che cos'è il, diciamo pure il giusto, è ciò che piace agli dèi, e quindi è giusto, il giusto è giusto, il bene è bene perché piace agli dèi, oppure il bene è quello che è e che noi possiamo conoscere che sia, il giusto è quello che è e che noi possiamo conoscere che sia, e piace agli dèi perché è giusto, perché è bene. E com'è la risposta di Socrate? Diciamo che è aporetico, come sempre, ma è chiaro che lui tende a questa seconda risposta. Questa seconda risposta che ha un grandissimo vantaggio, no? Perché qual è il vantaggio di questa risposta? Che naturalmente, se anche gli dèi non ci sono, noi però possiamo accedere al bene o al giusto, e se poi ci sono, tanto meglio, piacerà anche a loro. Ma in questo modo c'è questa gigantesca, come dire, mossa assolutamente inaudita e fondatrice rispetto a tutta intera la filosofia, che è il liberare la norma dal divino, è il liberare la norma dal comando del divino e quindi della casta rappresentante del divino stesso. Insomma, è in qualche modo lo svincolare la polis dal governo, diciamo così, teocratico. E quindi non è poco quello che Socrate, in qualche modo, la via a cui lui accenna. E allora lì, se pensate alla scena alla scena kafkiana, abbiamo queste possibilità. In fondo il guardiano potrebbe essere appunto il custode, qualcosa di, come lo interpretiamo? È solo custode o è anche rappresentante di ciò che in qualche modo comanda? Vado un po' più rapida. Cosa succede dopo? Alla fin fine, pensate un po' alla grandissima, diciamo, alla lunga storia che separa Socrate, diciamo così, dalla modernità, da Kant, dall'illuminismo, non lo so. Questa lunga storia è in definitiva la storia di un compromesso, se vogliamo, fra due tipi formali di civiltà. Io prendo questo da un grandissimo saggio di Husserl. Vedo che fra voi ci sono parecchi filosofi, quindi vado via tranquilla e cito anche i miei maestri. È un grandissimo saggio che ci fa vedere in qualche modo una tipologia delle forme di civiltà, semplificandola moltissimo, cioè facendoci vedere la dialettica nei secoli e nei millenni fra, diciamo, appunto, se vogliamo, i due corni dell'Eutifrone. Che cos'è una civiltà? È una struttura normativa, in definitiva, fatta di istituzioni, di norme, e quindi anche di costumi, no? E tutto ciò è normativo, tutto ciò in qualche modo si tiene, e a seconda che in definitiva questa fonte della normatività di un'intera civiltà sia pensata come derivante dal divino, dall'alto, e quindi come comando, come il volere di Dio, l'ipotesi volontaristica, o che invece sia, diciamo, qualcosa di accessibile alla cognizione, quindi alla ragione, alla conoscenza umana, l'ipotesi cognitivista, e si danno due forme di civiltà diverse. E naturalmente non è tutto bianco, tutto nero. Pensate, per esempio, alla grande civiltà, tutto sommato, quella idealizzata anche da Dante, va bene? Che non ha affatto come fonte delle norme il puro comando, no, ha una, diciamo così, una teologia che è una metafisica, quindi è una forma di conoscenza, e da questa, diciamo, in qualche modo, su questa conoscenza si fondano le norme, no? C'è un essere da cui emana un dover essere, no?
E quindi quando avviene la prima grande frattura di quest'idea della legge? Ma pensate già a un Machiavelli, no? Che dice, ma quando io faccio scienza delle cose umane, io vi voglio dire non come le cose dovrebbero stare, ma come le cose stanno. Questa prima grande frattura fra come le cose stanno e come dovrebbero stare, che poi ritroviamo anche, per esempio, in Hobbes, ma che ritroviamo formalizzata proprio, no? In un filosofo come Hume, no? Con la sua famosa divisione fra i fatti e i valori, fra ciò che è e ciò che dovrebbe, fra il descrittivo e il prescrittivo, no? E non c'è passaggio fra le due cose, no? E qui siamo già. E quindi cosa vuol dire questo? Vuol dire che non è più in qualche modo convincente una fondazione teologico-dottrinale, metafisica, diciamo così, delle norme, delle istituzioni civili, dell'insieme, cioè non c'è più l'ancien régime, ecco, questo è il punto, o non ha più fondamento, infatti quando non ha più fondamento crolla. Ma chi è, diciamo, forse il pensatore che più, diciamo, che in qualche modo già ci mette, no, nella modernità? Pensate alla forma che il pensiero assume in un grande jus razionalista, come Grozio, che dice, no, in fondo è il fondamento stesso, all'inizio del pensiero dei diritti umani, no? Ci sono cose che, anche se Dio non ci fosse, sono dovute agli esseri umani, no? Anche se Dio non ci fosse, siamo in grado comunque di fondare la nostra legge di giustizia anche indipendentemente dal divino, che gli ci sia o no, quindi il ramo cognitivo, diciamo così, del corno, dei due corni di Eutifrone. Ma a questo punto arriviamo al punto a cui questa prima parte voleva arrivare. In realtà, dov'è, diciamo, dal punto di vista filosofico, la vera svolta? È, insomma, la grande teoria normativa che, da un lato, sapete bene, diciamo, assorbe la lezione di Hume, no? Quindi la distinzione netta fra la metafisica, la teologia da un lato, e, diciamo, le norme morali, ma anche le norme civili, le norme della politeia, insomma, le norme dello stare insieme, il regno dei fini. Perché adesso stiamo arrivando a Kant e al regno dei fini. Ecco, quello che io volevo soltanto farvi, su cui volevo farvi pensare, è questo. In un certo senso, dietro alla grande pagina di Kafka, c'è anche questo. Kafka lo voglia o no, c'è anche questo. In fondo, per che cosa è famoso Kant? Dove viene tutta la sua gloria? Beh, Kant ha dato un nome, diciamo così, a quella libertà che sta a fondamento, diciamo così, della moderna organizzazione civile e giuridica delle nostre società. Perché quella libertà l'ha chiamata autonomia, cioè capacità di darsi la propria legge, ed è qualcosa che vige, questo concetto, sia a livello della legge morale, che cos'è, diciamo, la persona, il soggetto morale, se non al contempo suddito e sovrano, nel senso che obbedisce alla legge che egli stesso si dà, e cioè, che cos'è un agente razionale e morale kantiano? Beh, è un agente che è in grado di agire in base a ragioni, e in particolare anche a ragioni morali, che cioè ha tanti motivi, e tra questi motivi ci sono desideri, interessi di ogni tipo, eccetera, ma è in grado anche di è in grado, ecco, lì sta la libertà, appunto, di non agire per ciò che più desidera, ma anche contro, se questo non corrisponde al dovere, alla norma che gli stesso si dà. Ecco, questa idea dell'autonomia fa indubbiamente il soggetto morale kantiano, ma fa anche, come ben sapete, quel soggetto morale, diciamo così, che è poi, insomma, il cittadino per Kant.
Sostanzialmente, che cosa diciamo, ha scoperto Kant? Scoperto, ha diciamo, messo in forma? Beh, insomma, non c'è un Dio che ponga nelle cose i fini. Ci sia Dio o no, non è diciamo, questione di cui vogliamo occuparci. Credo che Kant fosse sinceramente credente, luterano, pietista, eccetera. Ma non è questo il punto. Non c'è, diciamo così, la natura, ecco, la natura non è il regno di Dio. Se c'è un regno dei fini, questo non è la natura, ma è la società. Perché i fini ce li diamo noi. Ma attenzione, neanche la legge pone fini. No, questo è proprio lo specifico di Kant. La legge casomai vincola e limita le libertà, le volontà, le quali sì pongono fini, ma nel senso che i fini, gli scopi per cui uno vive, sono il senso della sua libertà. Libertà di far cosa? Libertà per cosa? Beh, libertà in ultima analisi di cercare la mia felicità. E questo è diciamo, quindi il soggetto è lui, i soggetti sono quelli che le persone sono diciamo, le fonti dei fini, degli scopi. Ma ciascuno in quanto tale ha scopi particolari. C'è una pagina straordinaria nella Fondazione della Metafisica dei Costumi che dice, è una pagina sulla divisione del lavoro. Guardate che mi sto avvicinando un pochettino al centro di quello che volevo dire di più attuale, di più relativo, insomma, così alla seconda parte del titolo di questa chiacchierata, cioè come riflessioni sul trovare la propria via. C'è questo testo bellissimo di Kant sulla divisione del lavoro, che dice tutte le industrie, i mestieri e le arti hanno tratto vantaggio dalla divisione del lavoro, grazie a cui uno non ha da fare tutto, ma si limita a un lavoro determinato e nelle operazioni si differenzia sensibilmente da tutti gli altri e così può raggiungere la massima facilità e perfezione di esecuzione. Dove le attività non sono così distinte e ripartite, ma ciascuno è un tutto fare, l'industria rimane in condizioni di grande barbarie. Ecco, questa è un'idea chiave, diciamo così, di come sono fatte le società moderne. Sono basate, diciamo così, sulla divisione del lavoro, ma questa divisione del lavoro che cosa è? Diciamo, è ciò che permette a ciascuno di specializzarsi evidentemente in diverse capacità, ma quindi anche, diciamo così, di diventare un agente diverso da ogni altro, di individuarsi, di individualizzarsi. Voi sapete che è di questo periodo, diciamo, il venire al centro, no? come struttura proprio dell'individuo, la sua vocazione, detta anche il suo beruf, la sua professione, il suo mestiere, no? Il fatto che ci siano tanti mestieri, cosa sono? Sono tante possibilità d'azione diverse che non ci sarebbero se non ci fosse questa divisione del lavoro, che naturalmente come tale non basta, deve essere organizzata, istituzionalizzata, sorretta, normata. Tutte le istituzioni della società moderna hanno anche questa base, no? Questa base che è tutto sommato il fiorire anche delle individualità, non soltanto naturalmente, ma anche. Cioè, diciamo, il differenziarsi degli individui in relazione a ciò che fanno e o soprattutto a ciò che possono fare, all'infinito moltiplicarsi delle possibilità, delle potenzialità per ciascuno. Kant direbbe delle destinazioni, Le destinazioni sono appunto ciò che uno si destina a fare. E allora, perché vi ho letto questo passo? Perché nel concetto kantiano del regno dei fini c'è l'idea, fondamentalmente, possiamo dire così, di una morale che non è soltanto la morale del dovere, la morale universale dell'imperativo categorico che ben ricordate, no? Fai in modo che la tua massima possa essere elevata a massima universale, che ciascuno possa fare così come possa adottare il principio che adotti tu. Questo principio di universalizzazione che appunto corrisponde un po' nel testo kafkiano, la legge è di tutti, è in qualche modo il vincolo che permette di contemperare le libertà di ciascuno facendole armoniosamente coesistere, che è l'idea liberale di fondo, insomma, più o meno utopica che sia.
Ecco, ma non c'è solo questo in Kant, c'è l'idea, vi ricordate una delle più famose formulazioni dell'imperativo categorico, fa in modo da trattare ciascun altro, la persona di ciascun altro, non solo come mezzo, ma anche come fine in sé. Quindi, cosa dice? Non è che proibisca di trattare come mezzo le persone, perché se non tratti le persone anche come mezzi, come fai a collaborare, a interagire, a far parte di una società in cui si coopera, ma si coopera quindi certamente di buon grado e se possibile di buon umore, ma anche evidentemente tu fai qualcosa per me e io faccio qualcosa per te, altri vengono, per forza io devo passare per in qualche modo l'elemento strumentale. L'altro diventa un mezzo per i miei fini, come io divento un mezzo per i fini degli altri, eccetera. Tuttavia, dice Kant, ecco, non solo così. Cosa vuol dire? Sta dicendo, ciascuno di noi, che proprio perché è un individuo e si specifica e la sua vocazione lo fa sviluppare in maniera diversa da ogni altro, ciascuno interpreta in modo diverso la felicità umana, vale a dire ha le proprie vie alla felicità, ha i propri scopi, e il problema è trattare ciascuno come un fine in sé vuol dire trattarlo come una forma. Ora sì. Ah, spaventoso. Dicevo, questa morale cooperativa, no? Tu devi trattare ogni altro come una fonte di scopi che devono essere, nonostante e perché sono diversi dai tuoi, devono essere contemperati ai tuoi. È una specie di filosofia della cooperazione, se posso così dire. E questo, infatti, è quello che Kant chiama il regno dei fini. Regno, attenzione, per Kant è proprio l'idea di una repubblica, lui non distingue le organizzazioni di politeie come a seconda della forma di governo, no? L'unica cosa che distingue è un dispotismo o una repubblica, che la repubblica poi sia effettivamente abbia forma repubblicana di governo, sia forma monarchica, fa poca differenza. Qual è la distinzione vera? La distinzione vera è che ci sia uno stato di diritto, un rule of law, oppure che ci sia la legge come governo, non la legge, ma il governo dell'uomo, sia il governo della legge o il governo dell'uomo, no? Quindi vedete che di nuovo siamo riportati, alla nostra scena di partenza. Cos'è la legge? Ecco, il regno dei fini, per Kant, è quella rule of law, quindi quella situazione, quel regno che non è dispotismo perché è res publica, perché è repubblica, dove precisamente vige questa, se volete, questa logica, oltre che etica, della cooperazione. E qui vi leggo l'ultimo passo kantiano e poi passo all'intermezzo. Elena, quanto tempo ho ancora? Mi dici? Possiamo fare una decina di minuti, un quarto d'ora? Va bene. Cerco di farcela. Sì, okay. Cerco di farcela. Allora, e dice Kant, no? È quello che vi ho detto più o meno, quindi questo posso anche saltarlo, ma insomma il punto in cui definisce il regno dei fini è proprio bello. Intendo il collegamento sistematico di diversi esseri razionali mediante leggi comuni, eccetera, eccetera, eccetera. Vabbè, quindi avete capito un po', spero, cosa intendevo. A questo punto io vi ho spiegato cos'è per Kant il regno dei fini e voi mi chiederete, vabbè, ma cosa c'entra con Kafka? Invece c'entra. Perché io vi voglio proporre questa curiosa tesi. Che è colpa di Kant se quest'uomo ha buttato via la sua vita? E adesso poi vi spiego anche perché. Però prima di... perché io così la butto in questo modo, la mia tesi. Ma prima di farlo, volevo... in questo intermezzo, dirvi un po' qual è, la motivazione di questa chiacchierata, o perlomeno del suo titolo, di questa. Io, durante questa pandemia, una delle cose da cui sono stata più colpita, più negativamente colpita, più dolorosamente colpita, sono un insegnante, come molti di voi, e quindi non stupisce, è stato l'atteggiamento dell'attuale ministra italiana dell'istruzione,
a proposito appunto del che fare, delle scuole chiuse, eccetera, dove la sola cosa che almeno agli inizi, diciamo, abbiamo potuto sentirle dire è, in sostanza, state tranquilli, non andate a scuola, le scuole sono chiuse, ciao, si ritorna a settembre, comunque vi promuoveremo tutti. Non l'ha detto proprio così, ma circa, insomma, una specie di sanatorio universale. Cioè, la prima e unica preoccupazione è stata questa. Questa è stata una ferita per me molto, molto dolorosa, dalla quale è venuto fuori, vabbè, avevo preso posizione, anche ho scritto un articolo, insomma... dicendomi questo, ma come potranno i ragazzi prendere queste parole? Ma che, come non si rende conto questa ministra dell'avvilimento estremo, della mortificazione estrema, dell'abbassamento proprio, del non trattare con questa frase i giovani che peraltro rappresentano anche il futuro del nostro paese, come dei fini in sé, cioè come delle fonti di scopo. Sì? Va bene? Sì, adesso sì. Come questa ministra che trattava quindi questi ragazzi come, non come delle fonti, diciamo, di speranza loro e nostra, fonti dei loro fini, vedete il nesso con Kant, fonti dei loro scopi, cioè del senso della loro libertà. E io dicevo in questo pezzo, appunto, esattamente questa cosa qui, il regno dei fini è fra le cose che nascono in solitari mattini, all'incrocio delle singole giovani vite col mondo, con una grandiosa costellazione di cui ciascuno vede solo la sua minuscola stella e non si realizza imperfettamente, precariamente, che nel miracoloso convergere della creatività, dell'iniziativa, della spontaneità felice di ognuno. Ecco, che sono, che cosa questa spontaneità, questa iniziativa? Sono le figlie intellettuali e morali della libertà. Allora, perché questo discorso? Perché alla fine ogni grande sconvolgimento ha mostrato fino adesso una grande capacità, possibilità di ripresa. Pensate come, non so, la Prima Guerra Mondiale ha in definitiva liberato in un certo senso i movimenti femminili e femministi, avendo reso così importante nella vita civile, sociale, le donne al tempo di guerra, così come la Seconda Guerra Mondiale, la conclusione della Seconda Guerra Mondiale e naturalmente della tragedia che ha portato nell'abisso il mondo intero, a conclusione di quello cosa abbiamo avuto? Abbiamo avuto un'enorme, diciamo, rifioritura di che cosa? Proprio di quella ragione pratica, di quella grande tradizione filosofica che ha preso, diciamo così, nome di norma e si è incarnata nelle istituzioni internazionali, nelle dichiarazioni universali dei diritti, nelle organizzazioni appunto sovranazionali. Diciamo in vista, diciamo, della costruzione di democrazie sovranazionali come l'Europa, per esempio, insomma, una fioritura, diciamo, di progetti fondamentalmente di grande idealità, innovazione politica, cosmopolitica, basati però ancora sull'ideale kantiano. È un regno dei fini quello che è esploso nelle grandi dichiarazioni dei diritti umani del dopoguerra, no? E allora ecco, ma c'è stata anche, per esempio, per quanto riguarda noi, una ricostruzione, eccetera, che nasceva in fondo anche dal desiderio di felicità delle persone normali, delle persone comuni, dei mestieri, di quelli che hanno inventato un po' l'industria italiana, eccetera, eccetera. Reinventato, perlomeno. La conclusione era, ecco, vi prego, voi che la scuola la governate, non ditegli soltanto promuoveremo tutti, non umiliate nelle giovani anime che si stanno preparando a il regno dei fini che nasce, che forse sta nascendo in loro, non avvilitelo, ecco, sul nascere. Ed è proprio questo che mi riporta alla fine, diciamo, alla conclusione di questa chiacchierata. Io spero di avere il tempo ancora di leggervi almeno un testo, perché ho convocato un altro filosofo, l'ultimo, per quest'ultima parte,
e per spiegarvi perché ritengo che è colpa di Kant se l'uomo di campagna passò la vita davanti alla porta della legge senza osare entrare. C'è un bellissimo testo di Georg Simmel che si chiama La legge individuale, è del 1913, e non è questo il filosofo che amo, anzi, se devo rivelare la verità, questo Simmel io non lo amo molto. Comunque pone un'idea abbastanza interessante, che cioè lungi dall'esserci una legge morale universalistica come voleva Kant, ci sono un particolarismo etico, ci sono tante leggi individuali, o ciascuno dovrebbe trovare la legge morale adatta a lui. Ecco, io credo che Max Scheler, che è il filosofo che voglio convocare, abbia molto ragione invece a obiettargli, a fare forti obiezioni a questa idea, che pure, se vedete, l'individuo, la legge individuale, si avvicina all'idea della porta aperta. Questa porta era solo per te, ora vado a chiudere. Allora, intanto io so che c'è qui con noi Roberta Guccinelli, che è la traduttrice del capolavoro di Max Scheler, che, se ci sono fra voi filosofi che ancora non conoscono il suo nome o comunque non hanno letto questo testo, io supplico di andarsi a leggere, anche i non filosofi, perché è uno dei grandi libri del Novecento. Si chiama Il formalismo nell'etica e l'etica materiale dei valori, ha questo titolo pesantissimo, difficilissimo, e mi raccomando, non prendetelo nella precedente edizione, che spero sia esaurita, che era delle Paoline. No, c'è una splendida edizione Bompiani testo a fronte, con traduzione, annotazioni, saggio introduttivo a cura di Roberta Guccinelli. E in questo libro c'è una sorta di piccolo nucleo, che è un gioiello. E questo gioiello è, nel sesto capitolo, una sezione che si chiama Persona e individuo. Ed è lì che Max Scheler affronta il problema della legge individuale di Simmel, e dice: caro Simmel, tu hai torto. Perché se noi restiamo livello della normatività pura e semplice, non esiste una legge individuale che non sia fondata nell'arbitrio. Il tuo è un tornare indietro all'idea di Eutifrone, con la differenza soltanto che tu sei il dio di te stesso, che ciascuno deve essere il dio di te stesso. È un'idea, per carità, popolarissima, anche Nietzsche la mise alla moda, eccetera, i post-nicciani poi non ne parliamo, e così via. Ma è un'idea che francamente non sta molto in piedi se guardiamo anche, non dico al regno dei fini, ma alla possibilità di una civile coesistenza più o meno pacifica. E quindi che cosa non va in questa idea? Non va il non averla approfondita. Ed è qui che la grande immagine di Kafka ci potrebbe aiutare. Io ho poco tempo, ma lasciatemi ancora 5 minuti per arrivarci con calma. Ricordatevi quei passaggi in cui si parla dell'uomo che cerca di guardare dentro e ogni tanto intravede, verso la fine soprattutto intravede una luce. Questa porta, una porta aperta. L'apertura apre qualche cosa che si vede. L'idea della luce richiama quella della conoscenza. Allora, forse l'uomo che va e vuole entrare nella legge, aspira, attende alla legge, cerca la giurisdizione, ma prima di cercare la giurisdizione non ci sarebbe qualcosa da vedere lì dentro, da sperimentare, da conoscere direttamente? Ecco, e questo è il punto. Max Scheler ha creato, un sistema di una riflessione sull'esperienza di valore e dei valori, che è alla base, anche in quanto esperienza morale, a delle norme etiche. Vale a dire che le norme altro non sono che, ciò di cui chiediamo giustificazione alla Socrate. Se io dico: questo è il mio dovere, io devo poterti chiedere: ma perché è il tuo dovere? E tu devi potermi rispondere: ebbene, perché se io agisco così, io realizzo più bene o meno male che se agissi diversamente. È tutto qua, ma non è... Allora però, attenzione,
Introducendo questo grande elemento nuovo rispetto alla grande questione sulla fonte della legge, e cioè l'esperienza, pensate che la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo segue, diciamo, la cognizione del dolore che è stata, per esempio, la società che fondata sulla discriminazione razziale. E perciò il primo principio della Dichiarazione Universale è a pari dignità. Voi vedete che qui c'è proprio l'esperienza del dolore che un male ha provocato, e quindi la norma viene da questa esperienza, un'esperienza di disvalore, così come quando chiediamo giustizia perché conosciamo l'ingiustizia, è un conoscere quello che è alla base, no? E allora però, e arrivo qui alla fine, ecco, Max Scheler ha un bellissimo passaggio che ci dice come si può veramente fondare quest'idea di una legge individuale. Ricordatevi che in Kant noi siamo portatori di scopi e quindi della nostra destinazione, così Bestimmung la chiama Kant. Sì, ma se ci pensate, nel sistema kantiano Bestimmung non rientra nell'etica, risponde alla domanda: che cosa posso sperare? Le tre domande kantiane sono: cosa sono in grado di conoscere, ok? Che cosa mi è permesso fare, e che cosa posso sperare, che cosa mi è dato sperare. Ecco, mi è dato sperare, solo che in realtà nella formulazione kantiana non c'è questo esserti data la speranza insieme con chi tu sei e cosa puoi fare e che cosa ti colpisce nel mondo dei valori. Ecco, perché se tu invece fai attenzione a questo, allora la tua destinazione, ciò che in altre epoche si è chiamata vocazione, elezione, quello che si vuole, ma che non dobbiamo, diciamo, drammatizzare come se fosse fatto solo per così le vite eccezionali, no? Chiunque in qualche modo sia portato o scopra di essere portato a un mestiere, come faccio io che ogni volta che esco qua invidio terribilmente i giardinieri che coltivano questo bellissimo parco, chiunque senta questo, diciamo, cosa fa? E in qualche modo segue un'etica vocazionale che non è affatto in contraddizione con il regno dei fini, cioè con l'esistenza anche di leggi universali, perché ha ascoltato quello che Scheler chiama, diciamo, la voce che esce, anzi il dito che esce dal mondo e dice: per te. Non so se qualcuno di voi ha mai avuto questa esperienza, appunto, di un incontro con qualche cosa, un libro, un pezzo di musica, piuttosto che invece appunto un albero, un giardino, una persona o un pezzo di città, in cui qualcosa esce dal contesto e dice: per te, questo è quello che tu puoi fare, questo è il bene che tu e solo tu puoi portare al mondo. Nel senso dunque che da un lato c'è una domanda del mondo che tu devi poter ascoltare, ma dall'altro è una domanda che risponde che cosa? Quello che tu puoi e ami fare. E qui c'è il grande possibile dramma di fraintendersi, di prendersi per un altro, di non ascoltare neanche abbastanza se stessi e le proprie possibilità. Ma laddove invece siamo in grado di ascoltarle, eccetera, e non è certo una cosa di un momento, no? È questione di... E ciò in cui consiste la maturazione umana, e noi sappiamo che non si diventa mai del tutto, no? Non si smette di crescere. Ecco, in questo caso si è realizzata l'etica del bene in sé per me, che è un ossimoro, sembra, no? Ma invece Scheler spiega bene che non è una contraddizione in termini, perché da un lato non è affatto ciò che a me par buono, non è, diciamo, un relativismo, assolutamente, è ciò che è effettivamente buono per tutti, ma che non tutti potrebbero fare. Pensate, per esempio, uno Einstein che amava anche suonare il violino, uno Einstein che si prende per un violinista avrebbe privato l'umanità di molto bene. E invece, grazie a Dio, ha continuato a suonare il violino, ma nel frattempo ha fatto la fisica. Ecco,
e questo solo perché è visibile, no? Ma prendiamo invece tutti i non visibili. Ecco, qui c'è una grande risposta a quello che è poi il problema fondamentale dell'etica contemporanea, che come sapete è, diciamo, viviamo in un mondo pluralistico in cui le identità non sono soltanto personali, no? Ma sono culturali anche, no? E in cui dobbiamo contemperare appunto le diversità e quindi anche, se vogliamo, le scale di valori, eccetera, all'interno però, diciamo, pure di un regno dei fini, cioè sostanzialmente di una repubblica funzionante, cioè sostanzialmente di una contemperarsi delle libertà e quindi dell'accettazione anche di norme comuni. Però attenzione, anche di norme comuni che siamo contenti di supportare. Perché? Perché stiamo bene, perché stiamo cercando la nostra felicità secondo quello che ci è dato e le opportunità che la divisione del lavoro, che eccetera eccetera, che le società complesse che ci offrono sempre di più, sempre più diciamo, sempre comunque al di là dei limiti del proprio paese di campagna, la nazione, la sovranazione, il mondo intero, le possibilità si moltiplicano a dismisura per gli individui. Ma se noi possiamo in qualche maniera appunto finalmente entrare nella porta della legge, il che significa assumere un altro atteggiamento, non è più, diciamo, lasciami entrare, ma era destinata a te, dove dovevi accorgertene subito che il guardiano altro non fa che esercitare quel potere che tu gli hai conferito perché protegga questa casa della legge, che è la casa dove ciascuno entra per in qualche modo trovare la sua via. Ecco, se il lungo discorso che ho fatto a questo punto può essere convincente. Ma io vi leggo per concludere, e volevo che lo leggesse Roberta Guccinelli, ma non posso perché non sono capace di mettere il testo, solo le parole bellissime con cui lo dice il nostro Scheler. Vediamo se riesco a trovarle qua in mezzo a questo caos. Eccolo qua. Eccolo. Piuttosto qualcosa è buono in sé, proprio nel senso di indipendentemente dalla circostanza che io lo sappia o no, perché questa è l'implicazione di in sé, ma inoltre è il bene in sé per me, nel senso che in questo specifico contenuto originario, a volerlo descrivere, c'è un rinvio, quasi un dito puntato che esce dal contenuto e indica a me, come se mi sussurrasse, per te. Questo contenuto mi assegna una posizione unica nel cosmo morale e secondariamente mi ordina azioni, atti, opere che sembrano dire: io sono per te, tu sei per me. Ecco, se l'uomo davanti alla legge non fosse rimasto alla soluzione kantiana del problema della destinazione, che cosa alla fine mi è permesso sperare? Ma avesse avuto, diciamo, la lezione fenomenologica, cognitiva, scheleriana, del dire: guarda, guarda coi tuoi occhi, guarda coi tuoi occhi che cosa ti chiama nelle cose, ascolta, e forse non avrebbe sprecato la sua vita intera. Grazie. Grazie mille. Io lascerei lo spazio alla discussione e alle domande. E poi io avrei una domanda, approfittando del mio ruolo, certo, di moderatore. E volevo chiedere, in realtà non so se è proprio una domanda o un commento, è una cosa però su cui mi interrogo spesso, che è il rapporto tra lo stimolo costante, forse anche un po' un interrogativo molto, molto frequente dalla mia generazione in poi, che è il rapporto tra lo stimolo costante appunto a trovare la propria vocazione, il proprio spazio, e lo scontro con le condizioni materiali che non rendono possibile per tutti l'ambizione, diciamo, a livello smodato, che pure viene molto coltivata nella nostra società, almeno fino a questo momento di pandemia. E di sicuro questo divario tra
la coltivazione del proprio di se stesso come un fine e le condizioni materiali è destinato ad aumentare. Senza dubbio, solo che da dove sta parlando? Io non la vedo più, non la vedo, accidenti. Chi parla? Elena? Elena? Sì. Elena. Allora, Elena, anche se non la vedo, cerco lo stesso di... Allora, appunto, è proprio per questo che io mi ero così angosciata, addolorata a sentire in particolare, poi delle tante fesserie, scusate, che hanno detto i nostri governanti, e poi non solo fesserie, alcune hanno detto anche cose giuste, ma insomma questa mi aveva particolarmente sconvolta. E proprio per questo, vedete, non è soltanto, diciamo, fa parte, ecco, di una capacità avvilente, nel senso di abbassante cosa, abbassante, avvilente, mortificante, le vere fonti anche della possibile nostra prosperità, che sono effettivamente in ultima analisi, in ultimissima analisi, le libertà individuali, personali, cioè le libertà degli individui, le loro volontà, certo, in quanto capaci di che cosa? Di trovare impiego. C'è una cosa molto bella che dicono quelli che oggi si chiamano ontologi sociali, pensate a John Searle, per esempio, ma che poi in realtà rimette in forma delle idee che erano già dei sociologi ottocenteschi, di Durkheim e di altri. Cioè, l'idea in fondo della società moderna è l'idea di un moltiplicarsi, diciamo, delle possibilità, fra virgolette, istituzionali. Nel senso, se non ci fossero scuole io non potrei insegnare e altri non potrebbero imparare. Se non ci fossero cinema, il filmmaker non potrebbe fare film e lo spettatore non potrebbe... E via dicendo, no? Questo non è che sono cose in natura, si costruiscono. Allora, lo spingere sempre il pedale sul piano, lo spingere la politica sul pedale della immediata soddisfazione giorno dopo giorno del tuo elettore. È quello che uccide, era un po' questo che volevo dire, che cioè, lei ha ragione, le condizioni materiali, ma le condizioni materiali si creano anche con evidentemente buone politiche, comprese naturalmente buone politiche industriali, buone politiche fiscali, buone politiche finanziarie, Allora, per esempio, uno dei miei pallini è l'Europa, no? Ecco, l'Europa è come minimo, voglio dire, come minimo sarebbe da organizzare a livello mondiale, diciamo, delle istituzioni che in qualche modo governino e normino, diciamo, ormai un'economia che è di dimensioni appunto multinazionali, sovranazionali, eccetera. Ma l'Europa come minimo cos'è? Anche qui l'Europa fa fatica a esistere, ma anche perché finché noi diciamo con l'Europa facciamo fondamentalmente quelli che vanno a battere fra virgolette i pugni sul tavolo, va bene? E senza neanche rendersi conto che siamo noi stessi parte del tavolo, no? Tavolo e pugno insieme. E quindi diciamo senza... pensare invece alla cosa che sarebbe in prospettiva quella vera, l'unità, l'unione fiscale, che è una ben diversa e ben più adeguata forma di solidarietà che il batter cassa, il chiedere soldi e trasferimenti monetari. E allora cosa vuol dire? Che dietro queste due logiche c'è rispettivamente il regno dei fini o la mancanza del regno dei fini, ma il regno dei fini in ultima analisi è per le felicità di chi nasce oggi, di chi è giovane oggi. E per dare loro opportunità, altrimenti non resta che l'avvilimento di questa Italietta che si riduce sempre più. Ecco. Grazie. Non ho risposto, non ho risposto. Ho dato un piccolo nesso fra, diciamo, sì. No? L'aspetto pratico, allora, politico, ecco, quello filosofico. Allora, abbiamo due domande. Una da Nicola Zippel e l'altra da Bianca, quindi potete prendere parola direttamente voi, partendo da Nicola Zippel. Sì, mi sentite? Sì. Sì, buonasera professoressa, la ringrazio della lezione, sempre, come sempre appassionata e appassionante, e ricca di molti stimoli. La mia domanda è sulla scena kafkiana da cui è iniziato il suo intervento, su cui poi si è svolto tutto il suo intervento, in particolare sulla figura che mi ha interessato di più, quella del guardiano,
E ad un certo punto all'inizio lei ha detto perché il guardiano sta lì e in qualche modo rappresenta la legge. E la mia riflessione vorrebbe essere questa: se è necessario e nel caso sia necessario, perché la legge ha bisogno di un guardiano? Perché la legge ha bisogno di qualcuno che la rappresenti e che in qualche modo faccia da filtro tra se stessa e l'uomo. E a maggior ragione se quell'uomo, quell'individuo è già destinato alla legge, perché c'è bisogno di un guardiano che filtri questa destinazione? E volevo anche chiederle rispetto alla conclusione del suo intervento, se questo guardiano è necessario in un sistema, diciamo così, kantiano. Cioè se io mi pongo lì dicendo cosa mi è permesso fare, allora ho bisogno di un guardiano che mi dica che cosa mi è permesso fare e quindi si frapponga tra me e la legge, e se nel, invece, chiamiamolo il sistema di Scheler, del guardiano non c'è più bisogno, visto che, almeno da come l'ha presentato lei, come dire, il dialogo con la legge è molto più diretto, perché sembra quasi la legge che mi parla in un incontro, è quasi parmenideo, no? della dea che mi sta davanti e finalmente mi parla e di cui io capisco il linguaggio. Grazie. Certo che c'è, attenzione, un rischio in quello che ho detto, di una specie di utopia, diciamo così, in qualche modo anche anarchica, se vogliamo, no? In un certo senso. E lì è perché ho teso troppo ad avvicinare, se vogliamo, legge morale e legge e legge come norma di giustizia, di ordine, diciamo così, di polis in qualche modo, no? Di buon ordinamento civile, no? E quindi di Stato, insomma, sostanzialmente, no? Qui io credo che il guardiano è non è vero, nel racconto di Kafka non è tanto la presenza del guardiano quanto l'atteggiamento dell'uomo, ma perché l'uomo continua a chiedere questo permesso? Chi gli ha detto che il custode è quello che deve dare il permesso? In fondo il custode non glielo dice. Cioè, diciamo così, si lascia in qualche modo intronare in un ruolo, glielo dice anche cinicamente, io prendo questo che tu mi dai per farti così tranquillizzare che non hai, diciamo, non ti sei risparmiato nulla, le hai provate tutte, ma nella direzione giusta o no? Ecco, questo è il punto. Io non penso che nella come posso dire, la filosofia politica che dovrebbe discendere da un'assiologia, axios degno, no? Teoria dei valori, e comunque da una etica materiale dei valori alla Scheler, ecco, sia tale da configurare l'assenza di istituzioni, e i custodi sono in definitiva, diciamo così, proprio come i custodi nelle case, sono i guardiani che tutto funzioni, oppure coloro che sono preposti a sanzionare, diciamo, le infrazioni, oppure diciamo i rappresentanti che mediano la volontà, diciamo, dei cittadini e che rappresentandola e così via, no? Tutte queste separate funzioni che in una società complessa costituiscono poi una, diciamo così, democrazia, e hanno bisogno di una serie di funzionari. Naturalmente tutto deve ben funzionare e da noi, per esempio, questo è un grosso problema, come è noto. Ecco, ma non credo che la soluzione sia abolire i guardiani, sia nel senso propriamente dei funzionari, sia nel senso invece dei rappresentanti, no? Della cittadinanza. Non credo sia questo. Credo sia... ecco, che cos'è il punto che distingue la società italiana, mi pare, da molte altre europee, poi non so tutte, ma insomma da alcune altre europee? Questa costante circolo vizioso di sfiducia nelle istituzioni e reciproca sfiducia delle istituzioni nei confronti dei cittadini. Io, per esempio, mi sono sentita trattare come un bambino ribelle da certi modi un po' paternalistici, magari necessari, di impartire le regole del confinamento, eccetera, no?
però più paternalistici che in altri paesi, dove tutto è più, in qualche modo, se vogliamo, più freddo, più distante, più lontano, ma anche più pulito. Ecco, ma viceversa, questo fra paternalismo e, in qualche maniera, invece, forse riprovevole, diciamo, arbitrio, perché la legislazione su, per esempio, certi aspetti di come si andrà in vacanza, insomma, a me sembra un po' piena di strani arbitri. In ogni caso, il senso di arbitrio che a volte, diciamo, l'istituzione può dare al cittadino è più o meno proporzionale al senso di sfiducia che il cittadino ha nelle istituzioni. Allora, qual è il punto? Il punto è questo. Tutto l'edificio, quello che Kant chiama il regno dei fini, sta in piedi, in ultima analisi, se noi siamo contenti di farlo stare in piedi. Cioè, sentiamo di appartenervi e di tenerlo su. Ciascuno ha una sua porta, per così dire, perché è all'interno di questo costrutto, come diceva ancora Socrate, le leggi mi sono padre e madre, senza di queste io non potrei essere Socrate, perché non avrei Atene in cui passeggiare e in cui discorrere con i miei ragazzi. Ecco, allora, questo sentimento, diciamo, che tutto si tiene, ma che anche a ciascuno, diciamo, il suo mestiere, sia nel senso dei custodi, diciamo, della casa di tutti, sia nel senso dei singoli mestieri, che a ciascuno però deve essere possibile, a cui tutti devono poter accedere nella misura delle proprie capacità, cioè l'idea delle pari opportunità. Per esempio, se parliamo di scuola, santo cielo, lì è sotto gli occhi di tutti che un grande pezzo del welfare italiano sta venendo tolto pezzo a pezzo, no? Così come per la sanità, eccetera, e spero che adesso si torni a più miti consigli. Però è questo, no? Cioè, più tu dimagri l'istituzione, in particolare quella che deve fornirti, diciamo così, tutte le opportunità che ti servono per fiorire come persona, e chiaramente più avrai con l'istituzione un rapporto di servile invece che signorile, invece che sovrano. Ecco, questo volevo dire. Buonasera professoressa De Monticelli, grazie per il suo intervento. Finalmente vedo Bianca, eccola, questa volta l'ho vista. Buonasera, grazie per il suo intervento, e io volevo appellarmi un po' grazie a quello che ha detto lei, a una riflessione molto attuale per quel che mi riguarda, che è il mondo del lavoro. Sì. Nel senso che credo che poi si possa parlare del regno dei fini applicandolo, no, a diverse aree della realtà quotidiana. Voi sì. Avete parlato prima della scuola, e io proprio in questi giorni, non da ultimo oggi, anche con molta fatica, mi sto proprio interrogando su come la realtà lavorativa italiana, l'industria, le aziende italiane possano veramente ricominciare in questo periodo, alla luce di tutto quello che è successo. E se evidentemente si fa fatica ad andare avanti, a ricominciare, credo che non è tutta colpa del virus, evidentemente c'erano già dei meccanismi sbagliati prima dell'emergenza sanitaria che ora stanno venendo fuori. Nello specifico, io mi sono sempre chiesta, sono sincera, da quando ho iniziato a lavorare, come si fa a trovare il regno dei fini in un'azienda, no? Domanda semplice, forse ho sbagliato tutto nella vita, però in realtà è quello che cerco di fare da 5 anni, proprio trovare il mio regno dei fini nel posto in cui lavoro. Seguendo quello che ha detto lei oggi, credo un po' di capire un po', diciamo, i grovigli che ci sono in un mondo lavorativo, in aziende lavorative come quelle italiane. E cioè che c'è una legge, quella aziendale, che dovrebbe essere una legge universale che il datore di lavoro impone ai dipendenti, no? Veramente è così, e viene posta come un qualcosa di esteriore, formale, da seguire. Questo non basta, nel senso che può essere un inizio, può essere, per un iniziale sviluppo dell'azienda. È chiaro che poi il lavoratore, il dipendente, avrà bisogno di altre ragioni a cui appellarsi per andare avanti. E allora ecco che qui subentra proprio l'apporto fondamentale dell'esperienza valoriale dell'individuo di Scheler.
Io credo che rispetto alla fondazione della metafisica dei costumi di Kant, che è proprio il passo che lei ha letto, dove dice che i mestieri si basano sulla suddivisione e sui ruoli degli individui specializzati, a me sembra che oggi questa impostazione si stia un po' ribaltando. Mi sembra invece che ci sia sempre più l'idea che all'interno dell'azienda tutti i dipendenti sono uguali, sono dei numeri, non hanno la loro unicità, non hanno la loro caratteristica, non hanno ciò che li distingue, sono tutti dei numeri e possono essere, nonostante la loro rispettiva professionalità, impiazzati da chiunque. È solo una questione di trattativa economica, diciamo, chi ti offre di più, quanto tu dipendente chiedi, e allora l'azienda può dirti sì o no, oppure te ne vai da un'altra parte, ma la specifica, diciamo, professionale dell'individuo viene meno, e quindi, diciamo, non c'è quella valorizzazione, sempre di più. Non da ultimo ora con questo meccanismo della cassa integrazione, ora io non sono un ministro e sicuramente non avrei saputo in quale altro modo mandare avanti le aziende italiane, però è evidente che anche questo sistema di cassa integrazione a cui tutte le aziende sono state sottoposte crea dei problemi non solo a livello economico con i ritardi dell'INPS, crea proprio degli strascici professionali che noi ci porteremo avanti da adesso in avanti, perché l'azienda che non ti permette di lavorare perché tu sei in cassa integrazione, ma tu individuo dipendente hai magari una funzione che non si può esaurire con la cassa integrazione, non puoi mandare il cervello in vacanza per 3 mesi e non lavorare, perché la tua unicità, la tua professionalità ti impone una legge che allora veramente è il regno dei fini kantiano, però con un contenuto che è quello tuo del valore come individuo, e quindi tu sei obbligato, no, ad adempiere a questo dovere, però ti viene detto no, tu sei uno come tutti gli altri, sei un numero come tutti gli altri, quindi tu non lavori e guai a te se lavori, perché ti viene chiesto di fare dei sacrifici, questo che l'azienda ti chiede, no? Il datore di lavoro ti dice devi fare dei sacrifici perché la realtà fuori è crudele, quindi sacrificati anche tu. Riassumendo questo mio sproloquio, credo che l'azienda vincente, il datore di lavoro vincente, sia proprio quello che applica, come diceva lei, il regno dei fini kantiano e l'esperienza valoriale dell'individuo di Scheler. Cioè, certo che ci deve essere una legge universale all'interno dell'azienda, certo che tutti i dipendenti guidati da un datore di lavoro vanno verso un obiettivo comune, è ovvio, ma questo non può essere dato a tutti in maniera uguale, senza distinzione e senza motivazione. Deve esserci, come dire, la trasmissione di questa legge in una maniera tale per cui ogni individuo è motivato a realizzare questo bene comune, ognuno nella sua peculiarità, ognuno con la sua specifica professionalità. Non dove tutti siamo dei numeri, possiamo essere rimpiazzati e sostituibili e non ha importanza, ma ognuno porta il proprio contributo. Allora lì sì che si può arrivare a un regno dei fini e come dire, poi verso, come dire, una legge universale che guida dipendenti, datore di lavoro e istituzioni verso un fine comune. Ecco. Allora, come dire, anche qui, no? Grazie di questa riflessione. Io, figuriamoci, sono l'ultima ad aver risposte e tutto sommato è una colpa perché Max Scheler, fra le altre cose, era invece molto, molto addentro alle diatribe politico-economiche, soprattutto economiche, anche economiche, voglio dire, del suo tempo. Per esempio era molto amico di Rathenau aveva molto ragionato anche sull'evoluzione della società industriale contemporanea. Io sono molto meno ferrata rispetto a questo, ma non a caso questo tipo di studio a me ha portato ad approfondire un pochino gli scritti di Adriano Olivetti. Ora, anche lì, Adriano Olivetti non può essere stato l'unico fra, diciamo, gli imprenditori italiani ad avere avuto delle bellissime idee nel senso in cui parlava Bianca. Sta di fatto però che anche questo solo, ma perché non ce l'ha fatta? Non è soltanto perché ha vinto l'IBM invece dell'Olivetti, è che diciamo il regno dei fini italiano, la società istituzionale italiana, tutto ha fatto fuorché sostenerla.
ha dovuto letteralmente, diciamo, in qualche modo, soprattutto ciò che è restato dopo di lui, insomma, non ne parliamo, insomma, è finito ad essere in qualche maniera gestito con tutt'altre logiche, magari anche sotto etichette più o meno socialmente progressive, eccetera, però in realtà tutt'altre logiche. E questa è la grande domanda, insomma, è come se noi fossimo restati un po' ai tempi del discorso di Leopardi sui costumi degli italiani, no? È curioso, un popolo cosiddetto individualista, che però, diciamo, mediamente non supporta forze, diciamo, di progresso sociale che vadano però nella direzione della valorizzazione delle persone, delle loro possibilità, anche soltanto, diciamo, come dire, nei campi dove più mi intendo, nei campi dell'insegnamento, eccetera. Di nuovo andate via la voce? No, si sente. Ecco, non so, per dire, no, o della ricerca, pensate a quanto Elena Cattaneo ha tentato di far esistere almeno una consapevolezza fra i colleghi universitari del fatto dissennato che in Italia non esista un'agenzia nazionale della ricerca, che tutto sia in qualche modo ridotto, diciamo, a un funzionamento burocratico di basso livello o sostanzialmente a una questione di corporazioni, di mafia. Ti invito, sei amico mio, ti do i soldi qua. Naturalmente il fatto, ecco, qui possiamo vedere che cos'è che dà l'opportunità di migliorare. Beh, la concorrenza con l'estero, perché allora c'è poco da fare, insomma, qui beh. Ecco, per questo io dico, cerchiamo un'opportunità dove sembra un problema. Per esempio, oggi io vedo che molti dei miei amici, diciamo, di sentimenti progressisti, di sinistra, eccetera, sono diventati molto fieramente antieuropeisti. Io capisco che l'Europa così com'è non sia all'altezza degli ideali con cui nacque l'Unione Europea. Alcuni peraltro non vedono neanche quegli ideali, perché vedono nel Trattato di Maastricht soltanto un aspetto che giudicano fondamentalmente lesivo degli interessi di una parte sociale rispetto a un'altra. Io credo che se invece si vada a guardare molto bene nella, come dire, complesso meccanismo, diciamo, istituzionale europeo, beh, questo non è vero, non c'è quello che loro chiamano il neoliberismo divorante o dilagante, c'è un'attenzione piuttosto invece notevole per cose che... Non si sente più? Sì, si sente. Ogni tanto vedo qualcuno muoversi. E anche lì, diciamo, non posso dilungarmi su questo, perché... Ma voglio dire, bisognerebbe andare a vedere, capire per esempio che l'Europa è chiaro che non sarà tale finché sarà un organismo intergovernativo e quindi sostanzialmente portatore degli interessi degli stati più forti. Ma per non essere un organismo esclusivamente intergovernativo, per essere una democrazia parlamentare sovranazionale, Husserl la chiamava la sovranazione Europa, allora bisogna essere disposti a cedere sovranità. Cedere sovranità cosa vuol dire? Vuol dire riconcepire la cittadinanza come cittadinanza europea. Quindi questo vuol dire, per voi giovani che ci siete in questo pubblico, no? Significa buttarsi fuori, significa giocarsi con più possibilità, significa, come molti di voi hanno fatto già con l'Erasmus, eccetera, e più, e chiedere di più, e in qualche modo sentirvi a casa nel regno dei fini più vasto che a casa propria. Noi abbiamo tutti un po' la tendenza anche a, in questo senso, sì, non lo so, forse, diciamo così, a ributtare esclusivamente sulle spalle, diciamo così,
del poco che c'è che non funziona, ecco, gli impedimenti che ci si trovano davanti. È vero, ci sono impedimenti, ma fondamentalmente, diciamo, sono i cittadini italiani che, ahimè, sostengono forze e leader politici con la vista più corta di una spanna, con una mediocrità di orizzonte ideale, politico, geografico, devastante, oggi più che mai. Ecco, una grande crisi che era forse anche una grande opportunità di rinnovamento, di rinascita, pensate appunto quantomeno alla necessità che tutti hanno visto. Uno, che non c'è solo la conoscenza dei fatti, che tuttavia deve essere immessa a dosi enormi nelle governance del mondo, perché senza i competenti in un mondo complesso non andiamo avanti di un millimetro. Ma non c'è solo la competenza dei fatti, c'è anche la conoscenza dei valori, c'è anche, diciamo, la memoria e la capacità di pensare con le grandi idee che hanno forgiato la cultura moderna e la civiltà democratica, che è una forma di vita, una società fondata sulle ragioni. Che cos'è la ragione? La ragione è la capacità di giustificare, di chiedere il perché di quello che uno fa e di quello che uno dice, è il faccia a faccia costante, è il negoziare costantemente i propri fini con quelli altrui, eccetera. Ma tutto questo esige cultura, esige memoria, esige conoscenza, esige umanesimo, esige humanities, tantissime. Questa è la conoscenza dei valori. Esige governanti che abbiano Kafka quantomeno a memoria. E invece chi è questa signora? Io non la conosco, questa signora ministro dell'istruzione. Secondo me non è all'altezza. Perlomeno da quello che dice, posso dire, mi sento di dire, non è all'altezza. Da quello che finora ha detto. E così via. Per esempio, una cosa che io non ho detto è che quest'uomo di campagna, perché è di campagna? Non me lo sono chiesto, no? Ma ecco, forse con il contesto, no? Cioè è il contadino, no? Che va col cappello in mano, eccetera, che ha questo senso dell'autorità, eccetera. Cioè, c'è anche tutto uno sfondo che i nostri concetti che tagliano così non hanno valorizzato e così via, no? Io penso che, diciamo, quello che ho detto non è affatto un modo di leggere Kafka. È semmai il modo in cui Kafka ha letto me. In me ha svegliato questo o questa domanda invece che le infinite altre che può svegliare negli altri. Cioè la differenza fra un grande scrittore e un povero filosofo è precisamente che il filosofo, diciamo così, vuole dire una cosa, mentre lo scrittore gli capita di dirne tante di più, perché, come dici tu, lo scritto resta, lo scritto è immodificabile, ma che cos'è? Semplicemente è lo strumento per leggere tutte le infinite persone che nello scritto si specchiano, no? E che ogni volta ne cavano diverso, insomma. Questa è anche la ragione, fra l'altro, per cui i talmudisti in parte, diciamo così, sfruttano, no, questa capacità del testo e vanno avanti, come ben sai. La fanno a volte ancora più lunga di me, anche se sono mediamente più concisi e più spiritosi. Abbiamo ancora due domande, poi passerei a concludere. Quella di Angela la leggo io. Pensare un regno dei fini come un regno dei fili, come annodarsi, sovrapporsi, intrecciarsi di singole volontà che diventano destini plurimi. Che cosa ci è permesso fare e cosa ci è permesso di sognare? L'uomo di campagna, dove forse questa appartenenza alla campagna rinvia una certa ingenuità o mancanza di esperienza, come fa a saperlo prima di esperirlo? È uomo di campagna e solo guardiano e legge mi fanno venire in mente la trinità di io, superio ed es. E la coscienza? Beh, bella questa domanda sui fili. A parte che alla vostra associazione di filò questa domanda sui fili dovrebbe piacere, no?
E poi sì, questa idea dell'uomo di campagna che è un ingenuo, è un inesperto, per così dire, solo che lui primo a chiedere il permesso, diciamo, di andare a vedere, no? E questo è il punto, perché, diciamo, sempre nella banalità di chi viene risvegliato da una cosa invece che da mille, questo è quello che facciamo tutti, nel senso che chiunque abbia partecipato, diciamo così, a un qualunque piccolo consiglio dove ci sia una qualunque piccola governance, anche solo un consiglio di facoltà o di istituto, dico, sa che il potere che ha chi decide di decidere, sostanzialmente glielo conferiscono tutti gli altri. Ma ciascuno degli altri, diciamo così, conviene... non si sente più? Si sente ancora, sì. Non sento più io voi. A ciascuno degli altri conviene in qualche modo condividere, diciamo così, solo con chi decide, piuttosto che con tutti gli altri, un rapporto speciale che sia evidentemente più vantaggioso per lui. È così che avvengono tutti i lobbismi, i negoziati, le pressioni, eccetera, eccetera. Allora, il discorso kantiano del regno dei fini è utopico? In buona parte sì, è ideale, diciamo. Io infatti, che non sono kantiana, ma che una parte di Kant, cioè quella che regge ancora i concetti fondamentali dell'illuminismo, quindi sostanzialmente del nucleo duro ultimo, diciamo, della modernità razionale, diciamo, della ragione pratica, del pensiero pratico, in quanto si pensi appunto razionale, che non significa incapace di sentire, al contrario, no? Non è ragionamento puro, è sensibilità e ascolto, è cognizione nel senso più lato possibile, eccetera, no? Io stessa però vengo spesso, ormai sempre più spesso, attaccata per eccesso di idealismo, di utopismo, di idealità, di moralismo, di animobellismo, eccetera, no? Sento che irrito molto per questo. Ma che cos'è la mia risposta, se ce n'è una? Ci si arrabbia così di fronte all'idealismo perché si sottovaluta molto un'idea che Kant stesso ha sottovalutato, ma Scheler no, e cioè l'idea della fontalità di ciascuno di noi. La tragedia di ciascuno di noi è che non ci vengono date o non ci forniamo sufficienti opportunità per mostrare a noi stessi chi eravamo. La tragedia di un paese che sta andando a picco è che a ciascuno di noi, soprattutto quelli più giovani, ne offre sempre di meno, e che questo enorme serbatoio di bene possibile che ciascuno di noi è, compresa di dell'età possibile, non arriverà mai a conoscersi come l'uomo di campagna. Perché continua a chiedere permesso a quello che ha il potere più vicino a lui di fare questo, di quest'altro, negozia quello che gli è immediatamente utile, quello che crede. Ma non è quello che stiamo già facendo che ci rivela. È la possibilità del nuovo, dell'avventura, del rischio anche, sì, del rischio, del trovarsi magari a ricominciare tutto, ma che queste possibilità, questa era la grande idea del liberalismo alla fine, che ovviamente va supportata di robustissimo welfare, altrimenti diventa feroce. Però devono esserci tutte e due le cose. E appunto filosoficamente voglio dire che cosa ha di sbagliato il liberalismo storico? Questo, che con Kant non ha visto che l'uomo natura, l'individuo, diciamo, perché voi sapete che Kant spacca l'uomo in due, no? Cioè la persona in lui che rappresenta l'universale, e l'individuo è lui che rappresenta il particolare, e quindi la natura, e quindi l'egoismo, e quindi l'autointeresse, eccetera.
e in qualche modo l'interpretazione individuale degli scopi. L'idea del regno dei figli è quella che più tira su anche l'idea della realtà che noi siamo verso l'ideale, molto più della pura morale kantiana, che spacca veramente in due, cioè da una parte il dovere e dall'altra l'uomo natura, tutto istinto, tutto egoismo, eccetera, eccetera. No? Ecco, il Kant giuridico, filosofico giuridico, è molto più generoso, cerca di capire come sia possibile incarnare il mondo morale nel mondo reale, nel mondo sociale, per questo che inventa il concetto del regno dei figli. Ecco, allora quello che voglio dire è, però, quello che Kant fino in fondo non ha capito, è come il desiderio di felicità, nella maggior parte dei casi, si nutra di idealità e di valori, e non di minuzia e di interessi da poco. Voglio dire, è questo... Diciamo, il cinismo del particolare italiano, il cinismo guicciardiniano, se posso dir così, ha segnato troppo la cultura di questo paese, di individualisti, senza in qualche modo la devozione per la creatività dell'individuo, per la sua capacità di invenzione, no? di creazione. Questo è. Infatti, individualismo da noi sembra solo cattivo, no? Ecco. Ma non so, ho un po' divagato, me ne rendo conto. Roberta, la grande traduttrice che vedo qui, e filosofa, che è qua, che è muta però. Riesci a chi ancora non abbia, diciamo, questo grande testo sul suo comodino, quali altri pezzi sono da leggere, non lo so. Ma i pezzi più belli sono quelli sulla felicità, forse. Sulla felicità. Io credo che su quella felicità che si porta sulle spalle. C'è un tipo di felicità che non si deve afferrare come un oggetto per il quale ci si muove nel mondo, ci si orienta, si prende di mira, ma una felicità che ci accompagna. E nello scoprire se stessi gioca un ruolo estremamente rilevante, quello di avere sulle spalle una sorta di felicità, che non vuol dire appunto questa allegria folle, questo rotolarsi nella gioia, ma è una risorsa fondamentale anche volendo contestualizzarla in una realtà come quella attuale. Ed è anche un'idea molto, molto interessante perché si distingue nettamente dalle varie forme, dalle varie teorie della felicità, anche molto attuali, deontologismo, conseguenzialismo, da un'idea ben precisa che non sfocia né nell'edonismo, diciamo, né nel deontologismo puro. Che in parte si avvicina anche a Kant, ma che dà un senso molto, molto forte, anche diciamo una presa di posizione molto netta rispetto a quella che oggi si chiama un po' felicitologia. Questo, impariamo a raggiungere la... Ci sono alcuni problemi di connessione. Sì, ma credo che abbiamo capito l'essenziale. Da un certo punto poi ha cominciato a rompersi la voce, ma hai detto delle cose. È possibile. No, però insomma l'idea appunto che assieme a una conoscenza personale inevitabilmente c'è anche una conoscenza delle proprie stratificazioni emotive e la felicità assieme a molti altri sentimenti, quella felicità profonda di cui parla Scheler, quindi si possono vivere molte... Quella che si porta sulle spalle. Quella che si porta sulle spalle mi sembra una delle idee più belle, ma anche più feconde, ecco, sul piano strettamente emotivo. Grazie Roberta, davvero leggetevelo questo Tommaso meraviglioso, credo che sia una delle più grandi avventure del pensiero del Novecento. Abbiamo un'ultima domanda da Giuseppe Cappello, che però ha il nome Zoom di Federica Santirosi. Ah. È quello di mia moglie, quindi ecco. Approfitto
anche in maniera casuale di questo account, però invece in maniera strutturale dell'invito di uno di voi, di un amico, di questa associazione Filò, mi sembra di capire che si chiami, che saluto e saluto insieme alla professoressa De Monticelli, e volevo intervenire, anche se ho avuto la possibilità appunto di entrare un pochino più tardi nella discussione, di ascoltare diciamo la domanda posta da Bianca su quasi un'idiosincrasia che si registra fra il mondo dell'azienda e il regno dei figli, no? E in questo ho rivissuto, ho riletto fra le maglie appunto in controluce della filosofia e la vuol dire la lacerazione che c'è nella fenomenologia di Paci fra appunto questa sua appunto inclinazione, anche curiosità per la fenomenologia e però al tempo stesso l'interesse e la tensione che c'è appunto con Marx. Quindi dove e per completare il quadro dei tre filosofi, ne parla Bobbio in questi, di questa lacerazione insomma che si pone, dove appunto la funzione della Paci non sembrerebbe poi riuscire ad attribuire alla filosofia la funzione arcontica di guidare verso il regno dei fini, e appunto risolverebbe poi invece nella visione marxiana appunto di una società socialista, lì dove giustamente prima si diceva invece quella, l'idea di fondo che c'è poi anche nell'Europa e forse rappresenta proprio anche ahimè, ai noi la debolezza dell'Europa è appunto invece il rinvenimento di Bobbio nella funzione arcontica dello Stato di diritto. In questo senso anche appunto l'elevazione, come si diceva, della moralità a legalità con una sua, più, una sua maggiore concretezza in Kant, mi sembra che però poi vada a cozzare con la critica di formalismo che gli rivolge Hegel in un certo senso. Quindi ecco, vorrei sapere dalla professoressa come lei vede e questa contraddizione e anche storicamente come si sta manifestando questa contraddizione fra appunto fra poi un problema di contenuti e un problema di forma, insomma, ecco, che poi la lotta fra populismi e diciamo e democrazie, insomma, ecco. Certo, piccolo problema mi pone, no? ma siamo qui per fare questo. Già. Ma dunque lei mi richiama a Paci, no? Il quale ha vissuto effettivamente con tutta la sua generazione una sorta di dilemma. Resto attaccato un pezzettino a Marx o no? Resto comunque ancora un po' storicista o no? Ecco, secondo me Paci non è andato a fondo della radicalità che un filosofo dovrebbe avere quando affronta una questione come questa. Se c'è una cosa che il fenomenologo non è, non è storicista. Perché? C'è peraltro una specie di possibile grande fraintendimento, no? Proprio nel modo in cui Husserl usa la parola fine. Telos, anzi, no? Telos, dice addirittura in greco. Che però per lui vuol dire compito. Quel compito che è costantemente ripreso da un presente, che rivive delle questioni, dei problemi, degli inviti, degli stimoli, delle motivazioni a cui le generazioni precedenti non hanno saputo dare risposta, e una generazione presente riprende il compito telos, che è tutto diverso da dire che nella storia c'è una direzione, un fine. Quello è precisamente quello che noi sappiamo, no? Non solo Husserl naturalmente, ma tutti gli altri, per una ragione molto,
molto di fondo del loro modo di pensare. Ecco, rifiutano l'idea di una finalità della storia, e perché in definitiva rifiutano, diciamo così, il dispositivo hegeliano che c'è dietro. Alla fin fine, come poteva Hegel pensare una finalità della storia se non in termini di una, diciamo, più o meno secolarizzata provvidenza che diventava poi lo spirito del mondo? E beh, questa il fenomenologo, diciamo, non la può postulare, non vi accede per esperienza, no? Non vi accede proprio. Cosa resta, diciamo, secolarizzazione ulteriore, diciamo, marziana di questo? E beh, ci sono queste forze, le classi, la dinamica delle classi, eccetera. Però le classi, sono al contempo pensate come forze reali e bene o male, nel caso di una di loro, come, diciamo così, portatrici di idealità. Ma allora questo, questo si giustifica, questa seconda cosa, solo con un riferimento allo Hegel di prima, alla provvidenza, eccetera. E questo non si giustifica con la scienza e la sociologia del dopo. E c'è una contraddizione di fondo, questa va risolta. Ci sono o non ci sono queste forze che sono anche portatrici di idealità? Io ritengo che fin quando sono forze nel senso di agglomerati, gruppi, eccetera, in quanto tali, sono semplicemente reali. Sono portatori di idealità nella misura in cui sono fatti di individui che cooperativamente e magari collettivamente si impegnano a determinati valori, ideali, progetti, che è tutta un'altra cosa, perché alla fine, la fenomenologia comunque vive fino in fondo, va bene, quello che gli storicisti hanno invece superato razionalizzandolo, ma nel modo che io ritengo negativo, cioè a posteriori, diciamo, in qualche razionalizzazione con il senso. E cioè, qual è questo problema? È che l'ideale non è reale, è che fra realtà e idealità, fra fatti e valori, c'è questa scissione, questa rottura, questa non questa rottura, questa diciamo questa distanza che fa sì che noi, diciamo, ci troviamo per esempio a capire che cosa dovrebbe essere giustizia quando viviamo l'ingiustizia e così via. Questo è il paradosso, che in realtà l'esperibilità del valore non significa che il valore sia una proprietà fattuale del reale, no? C'è questo groviglio che è insieme, diciamo, opposizione e in qualche modo un abrigement. Allora, quello che voglio dire, questo groviglio Paci non lo ha risolto, lo ha in qualche modo riassorbito in un'opzione blandamente storicistica. Questo però ha fatto, per un verso o per un altro, un po' tutta la sinistra italiana. E però con questo, secondo me, si è privato dell'elemento forte e nuovo, anche del pensiero politico, perché ne esiste uno, fenomenologico. E l'elemento forte e nuovo è quello per il quale tutto è sempre di nuovo qui e adesso da, diciamo così, tutto è, diciamo, dato all'impegno da prendere oggi, cioè noi non abbiamo eredità, non abbiamo ogni giorno di nuovo, ogni volta di nuovo, da vedere cosa non va e diciamo che cosa invece dovrebbe essere, cosa che non è poco, perché appunto lo studio dei valori è ciò che la assiologia materiale,
materiale vuol dire che hanno un contenuto, ha portato, giustificando tutta appunto la fatica degli umanisti. Non è lo studio dei fatti e non è però neanche la declamazione. Studiare cosa può essere una società giusta oggi ci chiede di conoscere appunto tutta l'economia, tutto il diritto, tutto quello che va conosciuto per essere fra, diciamo, i guardiani del regno dei fini, ma inoltre ci chiede di conoscere che cosa sia giustizia, vale a dire quali altri aspetti valoriali il termine giustizia includa, oltre ai primi tre, libertà, uguaglianza, solidarietà o fraternità, quanti ancora ce ne sono? Quanti strati dell'idea di giustizia ha fatto lentamente emergere tutta la storia dei diritti umani? E così via, e così via. No? Allora, tutto questo, in un ambito hegelo-marxista non c'è più, non c'è, non so come dire, non è cosa di cui si parli. O se no, appunto, passi per idealista e per anima bella. Passi per idealista perché non credi che ci sia cognizione in ambito assiologico. E senza cognizione in ambito assiologico, invece, il pensiero pratico resta privo di ragione. E così la sinistra. Grazie mille. Io ora vi inviterei tutti a togliere un attimo il muto per fare un applauso vero ai nostri ospiti, a Roberta De Monticelli e anche a Guido De Monticelli. Grazie, grazie, grazie a voi. Grazie a voi della lunga pazienza. Grazie a voi. Grazie. Grazie. Concludo soltanto. Io vorrei. Sì, se posso, poi vorrei ringraziare queste due ragazze bravissime che hanno tenuto in piedi tutta questa serie di cose, illuminando le sere di molte, immagino, in questo stato di sospensione, di epoche. Grazie ancora davvero.